È di nuovo quel periodo dell'anno, il periodo delle vacanze, ma soprattutto il periodo delle odiatissime valigie. Ho pensato che siccome sto preparando le valigie per il mio viaggio, potesse essere interessante condividere con voi quello che ci metto dentro. Cosa mi porto in valigia, ma soprattutto come faccio a scegliere cosa mettere in valigia e cosa invece abbandonare al suo triste destino di rimanere a casa e non venire in giro per il mondo con me? Quello che tengo in mente è di cercare di evitare questa immagine, infatti non è nelle mie corde, soprattutto perché io amo fare shopping in vacanza, quindi cerco di viaggiare leggera, anche se in realtà poi porto un sacco di cose. Cosa c'è da ricordare? Ognuno ha la sua valigia, questa è la mia, voi dovete pensare alla vostra e alle vostre esigenze. Questo può essere semplicemente uno spunto. La valigia di Mister Marito è totalmente diversa. C'è poi da ricordare che ogni posto ha la sua valigia e ogni tipo di viaggio ha la sua valigia. Non tutte le valigie possono essere uguali. Vediamo quindi come saranno le mie vacanze quest'estate. Il viaggio si dividerà in due parti: un fly and drive di 9 giorni, quindi un viaggio sempre in movimento e mai fermi a visitare luoghi e località. E poi invece una sosta di 4 giorni al mare in un resort, quindi relax, spiaggia e magari qualche giro a scuriosare per l'isola. Cominciamo proprio con la prima parte, il fly. Cosa porto in volo? Io amo viaggiare comoda e quindi porto sempre dei pantaloni tipo tuta. Sono caldi, sono morbidi, sono molto comodi, sono perfetti per dei viaggi lunghi in aereo. Chiaramente ne porto uno per l'andata e uno per il ritorno che rimarrà in fondo alla valigia fino alla fine del viaggio. Naturalmente non viaggio solo con i pantaloni, indosso anche delle t-shirt, anche in questo caso le scelgo di cotone in modo che siano confortevoli, calde, comode e che anche se le tengo addosso 10-12 ore sull'aereo non mi diano fastidio. Anche in questo caso due perché i voli saranno due. E poi c'è una prerogativa dei voli, soprattutto di quelli lunghi. C'è freddo, sempre, e quindi porto con me una felpa. Questa è in cotone, però è abbastanza pesante, non è una felpa leggera. È adatta a tenermi calda per 10 ore mentre sorvolo l'oceano. Passiamo ora alle calzature, che sono una parte molto importante. Non possono mancare un paio di scarpe da ginnastica. Vanno bene soprattutto per la parte del drive, ossia del tour, per visitare. Un paio di sandali, quest'estate sono tornati di moda i Birkenstock, io amo comunque il sandalo più della ciabatta, sono comodi, vanno bene in città e al mare. Un paio di zeppe, perché queste perché sono le più leggere in assoluto. E poi un paio di infradito che andranno bene negli hotel in cui ci fermeremo durante le soste e poi al mare. Ebbene sì, quattro paia di scarpe. That's all, folks. Passiamo ora all'abbigliamento. Un capo che io amo molto, soprattutto quando c'è caldo e devo viaggiare in macchina e girare per le città, sono gli abiti lunghi. Li trovo molto comodi e confortevoli. Li scelgo prevalentemente in tessuti naturali, soprattutto quando vado a visitare dei luoghi caldi. E quindi cotone, come in questo caso, cotone, come in questo secondo caso, o lino, come nell'ultimo abito che vedrete. Per questo fly and drive ne porto con me 3. Tra l'altro gli abiti lunghi sono perfetti anche da indossare eventualmente la sera per andare a cena o per un aperitivo, sia al mare che nelle città che andremo a visitare. Perfetti, comodi, pratici e leggeri anche da portare in valigia. Altro capo che amo moltissimo durante i viaggi, soprattutto quando ci si trova in posti caldi, sono le tute. Anche le tute intere risolvono un sacco di problemi perché, come gli abiti lunghi, è un pezzo solo, ma vi risolve già un look completo. Perché questo più la scarpa da ginnastica o il sandalo e siete a posto. Vanno bene in città, vanno bene nei parchi di divertimento, vanno bene al mare. Io le trovo perfette. Anche in questo caso le preferisco in tessuti naturali. Questa che vedete è in cotone, la seconda che vedrete è in seta. Tessuti leggeri, facili da impacchettare, che occupano pochissimo spazio in valigia e che ti risolvono veramente il look. Come potete vedere, ne porto con me due.
Veniamo poi agli spezzati. Spezzati che possono andare bene per il giorno o per la sera a seconda del top che si sceglie. Una gonna in jeans, una skater, perfetta per tutte le occasioni, dalla sneaker alla zeppa. Aggiungo sempre una gonna a fascia nera, occupa pochissimo spazio e ti può salvare in moltissime occasioni. E poi c'è un capogiolli. Il capogiolli che aggiungo è questa gonna lunga in cotone che all'occorrenza può essere portata direttamente più in alto e fungere anche da vestito. Comodissima. Tra l'altro è uno di quei capi che si possono indossare sia di giorno che di sera a seconda delle necessità. Che vacanza al mare sarebbe senza i pantaloncini corti, anche se devo ammettere che non è un capo che amo moltissimo. Una salopette in jeans perfetta per viaggiare, per visitare, per spostarsi, e un paio di pantaloncini invece che possono anche all'occorrenza servire in occasioni un pochino più carine o in città. Mai dimenticare anche un paio di pantaloni lunghi, anche se leggeri. Io amo i pantapalazzo, sembrano quasi una gonna, ma hanno tutto il comfort dei pantaloni. Sono molto leggeri, comodi, confortevoli e vanno bene tanto al mare quanto in città. In genere porto anche qualcosa per il freddo, non si sa mai. In questo caso vado in Florida, potrebbe piovere, freddo non credo, però non si sa mai. Un paio di pantaloni lunghi, skinny jeans neri, perfetti in qualsiasi occasione. E poi maglioncini di cotone leggeri. Io in genere ne porto tre e li scelgo i colori misti. E poi aggiungo un piccolo coprispalle che può andare bene per uscire la sera anche su un abito di quelli lunghi. I maglioncini li porto perché negli Stati Uniti c'è quel piccolo problema dell'aria condizionata sparata a mille. Ed è lo stesso motivo per cui inserisco anche una camicia di jeans. Va bene tutti i giorni con tutti gli outfit e può salvarvi dal torcicollo o dalla bronchite. E veniamo ora ai top. Anche in questo caso 3C, cotone, colore, comfort. Top a fascia, praticissimi, occupano poco spazio e sono estremamente comodi. Li porto in colori basici in modo da poterli abbinare un po' con tutti i pezzi che abbiamo visto prima. 3, più due mini top a fascia che vanno bene sotto le canotte, sotto i vestiti o in qualsiasi evenienza anche durante la vacanza al mare poi in seguito. E poi chiaramente le canotte. Le canotte che anche in questo caso sono morbide, colorate e adatte al mare o alle visite. Ne porto anche in questo caso tre, tre sarà il nostro numero. Abbinabili, colorate, morbide, tutte in cotone, tutte estremamente facili da piazzare sia sul jeans che sui pantaloncini che sulle eventuali gonne che ho portato con me. E poi metto anche una canotta nera che può servirmi in caso dovessi mettere un pochino più elegante uno dei sotto che abbiamo visto prima. Non posso poi non pensare di portare delle t-shirt, ne porto due in colori basici, una bianca e una nera, forse anche semplicemente come cambio dopo il viaggio di 12 ore in aereo, fa sempre comodo avere una maglia pulita per cambiarsi e per sentirsi un po' più freschi e una t-shirt non occupa davvero spazio. Indispensabile anche una giacca, io in genere scelgo quella di pelle, una sciarpa, adoro queste infinite scarf molto leggere, e una borsa morbida e capiente che occupi poco spazio nel bagaglio a mano ma che sia pratica poi per girare e viaggiare durante il nostro soggiorno. E veniamo ora alla parte mare, una parte totalmente diversa. In questo caso andremo in un resort, quindi l'idea è relax nel resort appunto. Un telomare, io porto sempre il mio, soprattutto se poi decido di cambiare spiaggia, preferisco portarmi il mio. E poi i costumi, vabbè, serve dire che al mare servono i costumi, io ne porto tre, così. Un numero che mi piace, non so se avete notato che porto tre di tutto. Una cosa che porto sempre con me sono gli abitini copricostume, perché anche se rimaniamo nel resort non mi piace girare solo con il costume o con il telomare o con il palo, preferisco avere gli abitini. Non ve lo dico neanche più, questo è in seta, questo qua è in cotone, in modo che non mi opprimano se c'è caldo. Ne porto anche un caftanino a manica lunga, nel caso ci fosse vento sulla spiaggia o se ci si ferma per un aperitivo, insomma, preferisco portarlo con me o anche semplicemente se il sole è molto forte. Altra cosa che porto in questo caso, pensando magari a una serata un po' più speciale o se viene organizzata una cena o se decidiamo noi di andare a cena da qualche parte, è un abito non da sera, però un attimino più elegante. Questo è un caftanino, quindi è perfetto per il mare, però è decisamente più elegante del classico abitino. Altra cosa che non può assolutamente mancare, i miei turbanti, li porto entrambi, vanno benissimo nella borsa se si decide di fermarsi sulla spiaggia.
Porto anche con me due piccole clutch, non fanno mai male e non occupano spazio. Non dimentico i pigiami, sto via 2 settimane e quindi 2 pigiamini. E veniamo al tasto dolente, che per quel che mi riguarda sono gli accessori, perché mi sembra sempre di non portarne abbastanza. Orologio, non potrei andare via senza. Potrei partire senza occhiali da sole, mai. Ne portiamo 2 paia, meglio. Ma poi mi ricordo che anche Mister Marito non se li porta mai, e quindi ne porto un paio per lui e un paio di riserva. Sono occhiali da battaglia, di quelli che posso ficcare in borsa e non preoccuparmi. E poi gli accessori e propri. Un set di orecchini piccoli a tema estivo, questi chiaramente verranno via senza il foglietto nero, eh. E poi orecchini un po' più grossi ma leggeri, quindi macramè, occupano poco spazio e non pesano. E poi le stelle di mare, perché se non le metto al mare dove le metto? Porto anche un earcuff che può andare bene per la sera, per rendere un pochino più particolare un outfit magari in tutto nero. Collane, c'è caldo, le voglio leggere, lunghe e non troppo attaccate al collo. Ne porto, vediamo se indovinate quante, 3, esatto, numero corretto, in vari stili che possono andare bene con vari look. Poi braccialetti, anche per questi scelgo dei bracciali colorati, piccoli, leggeri, che non impegnino troppo e che possano in alcuni casi andare bene anche per degli eventi la sera, anche se non li usiamo, non andiamo mai fuori la sera, però magari al mare può capitare. E poi inserisco anche una collana in tessuto, ma un pochino più particolare, che può andarmi bene magari al mare per una serata un po' più speciale. E questo è davvero tutto. Poco, tanto, ai posteri la tua sentenza. Non mi resta che infilare tutto in valigia. Ma questa è un'altra storia. Non so dirvi se è tanto, se è poco. In genere è quello che mi serve. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, cosa ci sarà nella vostra valigia. Io vi mando un bacio enorme e ci sentiamo prestissimo. Alla prossima!